Prima giornata Sunday Cup, Millwall contro Magici, risultato ancora sullo 0-0, siamo nelle battute iniziali della partita. Adesso sono i Millwall che hanno il possesso palla, cercano di costruire qualcosa, troppo lunga la palla laterale che finisce sul fulmine tra le mani di Scala. Serve Marrone, prova il tiro da lontanissimo, si abbassa. Ciao, vince! Pallone finisce sul fondo e poi tra le mani del portiere dei Millwall. 0-0, serve Di Crossa, poi ancora per il compagno che si era defilato lateralmente. Che si chiama? Ancora Di Crossa, poi sbaglia il passaggio in avanti, recuperano ancora Riccio. I Magici con Riccio. Riccio tenta un dribbling fortunato questa volta. Inveisce contro Papò. Inveisce. Mentre gioco il pallone tra i piedi. Pensa ad aggiustarsi il ciuffo Papò. Poi ancora palla in avanti, Marrone. Di Fino. Formato. Poi ancora c'è centrocampo. Attenzione. Brutto il fallo di Eternia. Poi ancora per Marrone, servito sulla corsa. Stop a seguire, no, invece cerca il tiro di prima Riccio. E poi commette fallo sul portiere Papov. Miglior centrocampista uscente della Summer Cup. Della Summer Cup. Guardalo, guardalo. No. Ancora Riccio. Sta telecamere. Ancora Papov. Ancora per Riccio. Prova il tiro sul primo palo Riccio. Si dispera in questa maniera Riccio. Come commentatore tecnico posso dire che il ha calciato di collo esterno, quindi la palla non è stata veramente messa era un bene. Interno messo sul primo palo. No, invece no, è stato abbastanza esterno, abbastanza. Lui veramente d'interno per calciare sul secondo palo. Era un interno abbastanza esterno, leggermente controtempo Schiaffarella, riparte il contropiede di Millwall con l'Isernia. Ricordiamo che in questa partita ci sono molti bomber impegnati, perché Achille Isernia, capocannoniere nonché miglior attaccante della Serie, ancora in mezzo a due estiva, targata SK. Poi Marrone. Marrone ancora, l'esperienza, Isernia, ma poi Isernia non demorde. Oh, troppo lungo il pallone. Era stato trascinato a terra però Isernia, lo vediamo da lontano. Che ride. Oh. Marrone. Isernia guarda ancora. Riccio, tutto di prima. Ancora Riccio tiene troppo palla, probabilmente. Ottimo l'intervento di Crosta. Ancora Isernia il tiro. Di Crosta e Gigi di Scala. La telecamera. Seguiamo quest'ultima azione e poi chiudiamo il collegamento. Ancora per Di Scala. Marco Viola loro. Palla in avanti a cercare Papov. Fattore copre il pallone. Che finisce sul fondo. Chiudiamo qui il collegamento.